orientate verso un futuro migliore. E con questo dobbiamo, prima di leggere proprio la parte dove diventa presidente, dobbiamo capire che la festa dell'uva prima era fatta dal comitato della Dolorata, quindi era organizzata da questo comitato e succede una cosa strana. Prima di questo leggiamo questo piccolo pezzo che parla del comitato. Il comitato della Dolorata, fin dal suo primo anno di vita, decise di ripristinare l'antica sagra dell'uva. Una sera del mese di agosto del 1977 chiamò quindi a raccolta i capi famiglia di via Teresini che si erano interessati a essa negli anni precedenti: Pasqualino Gallo, Antonio Malgieri, il preside professor Antonio Fasano e il ragionier Clemente Fasano, Luigi Iannucci, Arcangelo Francesco, Crescenzo e Gennaro Iannelli, Giuseppe Gisella, Armando e Tommaso Riccardi, Filippo Coletta, Paolo Leone, Benedetto e Arcangelo Volpe.